Ciao ragazzi, Bosio Alessandro per voi. Restiamo a casa. Facciamolo per noi, per i nostri cari e per chi sta lottando per combattere questa epidemia. Vi ricordo che per sostenere tutte le strutture sanitarie di Cremona e provincia potete fare una donazione all'Associazione Uniti per la Provincia di Cremona, a questo IBAN che vedete in sovraimpressione. È dura, ma insieme ce la faremo. Ehi, psst, dico a voi, lo volete sapere un buon modo per riempire il tempo a casa? Allenarsi! Sì, anche da casa. Siete pronti? E allora, 3, 2, 1! Alleniamoci a casa! Ora, Bosio Alessandro per voi. Lo slogan è sempre quello. Restiamo a casa. Sì, va bene, ma almeno sul balcone possiamo uscire. Sì! Benissimo, quindi bando alle ciance e passiamo subito la linea al nostro inviato speciale. Bosio! Mi senti? Sì, grazie! Eccoci qui ragazzi, ritrovati amici nella nostra nuova location casalinga, proprio qui, proprio dal balcone. Oggi vi faremo vedere gli esercizi che ho pensato per voi. E allora ragazzi, sono sicuro che non vedete l'ora di sapere quali esercizi ho in serbo per voi oggi, perché del resto avrete capito che anche in casa, veramente con qualsiasi cosa, si può fare un po' di movimento. E a questo punto... riso con la trita. E a questo punto sto passando di due. Puoi non lamentarti, se non ti va bene. Sì, fammele! Dicevo, con qualsiasi cosa possiamo fare attività fisica. E allora partiamo subito dal primo esercizio. I petti di pollo sono un palestrato. Maglietta con lo scollo e pantaloni. Primo esercizio, step up. Trovo che le gambe siano tra i muscoli più difficili da allenare, sia in termini di fatica che anche di dispendio energetico. Per questo nei miei protocolli di allenamento, non solo quelli da balcone, ma anche quelli che propongo in palestra, le gambe cerco sempre di metterle proprio come primo esercizio, giusto per essere così belli, freschi, pimpati. Vabbè, comunque, pessima. Se dalla regia mi passano una sedia, grazie. Una sedia, non uno stendino. Faccio io solo... Prendiamo la nostra sedia, la apriamo e la posizioniamo davanti a noi. Datemi un secondo che metto a posto. In questo esercizio non quantificheremo le ripetizioni, ma bensì il tempo. Al posto di fare 4 serie da 15 ripetizioni, faremo 4 serie da un minuto. Per quelli un attimino più esperti, possono anche fare 4 minuti, uno dietro l'altro, filati. Come si fa step up? È un po' come fare le scale, ok? Quindi è una cosa molto semplice. Prima con una gamba, fuori l'aria e saliamo, si scende, dopodiché con l'altra gamba, fuori l'aria e saliamo, si scende e si risale, fuori, dentro, fuori e dentro. Se vi ricordate anche quando avevamo parlato degli affondi, è importantissimo che il ginocchio non superi mai la punta del piede. In questo caso, salendo sulla sedia, è molto molto difficile che questo avvenga. Per questo step up su sedia, balcone, aggiungerei, risulta un esercizio incredibilmente efficace sia per la zona dei glutei, sia per i quadricipiti, sia per i posteriori. Mi raccomando, fuori l'aria quando salite, ispirate, scendete, cambiate gamba e salite. 4 serie, un minuto alla volta. Che sudata questi step up, vero? Che naturalmente non erano questi, stavo simulando. Adesso passiamo al secondo step, l'avete capita? Sto parlando di un esercizio importantissimo per tutti gli erettori spinali, per tutti i muscoli della schiena. Stacco concatino! Se la regia me lo passa, grazie mille, prendiamo in mano il nostro splendido catino. Voglio augurarmi che anche voi nelle vostre case siate dotati di un catino con pratiche maniglie ai lati. Impugnatura bella salda ai lati, mi raccomando. Petto in fuori e schiena bella dritta. Teniamo i piedi leggermente più distanziati rispetto alla riga immaginaria delle spalle o rispetto anche a quando facevamo squat, per intenderci. Sempre con le punte extra voltate, sempre il ginocchio segue la punta quando faremo la cosciata. Ora vi faccio vedere come. Il vantaggio del catino, appunto, è che si può riempire con degli accessori, con quello che volete, per sovraccaricare la schiena, ok? E allora, petto in fuori, schiena bella dritta, scendiamo in accosciata, il catino si appoggia, fuori l'aria e risalite.
Ispiriamo ed espiriamo fuori l'aria. Facciamo 4 serie da 15 ripetizioni seguendo sempre questa cadenza. Mi raccomando, il catino appoggia sempre a terra e poi in maniera molto esplosiva, con la schiena sempre bella dritta, ci si rialza. Terzo esercizio, ci serviremo di un attrezzo che sicuramente non tutti hanno, però dai, non avete niente da fare, trovatevele voi le alternative in casa. Io vi do gli spunti, il là, poi siete voi in casa che dovrete fare il vostro. Passeggino, non di mia figlia, ma delle bambole di mia figlia. Splendido, vero? Splendido per essere utilizzato come mitra da balcone, ma anche come ausilio per allenare i tricipiti. Vi faccio vedere subito come. Facciamo delle estensioni tricipiti. Petto in fuori, schiena bella dritta. Portiamo il passeggino dietro, ok? Chiudendo i gomiti in questo modo. Fuori l'aria ed estendiamo il braccio. Dentro l'aria e fuori l'aria. Dentro l'aria e fuori l'aria. Anche in questo caso possiamo, per stabilizzarci leggermente di più, magari sederci su un piano rigido, può essere una sedia, può essere un tavolo. Eventualmente, per chi vuole, si potrebbe mettere, secondo voi, regia, del peso aggiuntivo qua. Vabbè, dai, non rischiamo. Facciamo 4 serie da 20 ripetizioni lineari, fatte bene, bene, bene. Dentro l'aria e fuori. Dentro e fuori. Passeggino per voi. Arrivo. Quarto e ultimo esercizio. Proviamo a pensare fino a prima quanto eravamo abituati, va bene. È la verità, facciamo vedere così papale, quanto eravamo abituati a camminare, a stare proprio in giro, in piedi per molte ore, a quanto erano sollecitati i nostri polpacci. E provate a pensare a chi magari li allenava pure in palestra, oggi si ritrova in una situazione in cui non sa proprio come fare. Allora ti faccio vedere subito. Prendiamo una scala, chiaramente state più di qua che di là, e la apriamo. Ecco, scala per voi. Allora saliamo sulla nostra scala di un gradino, due, quello che vogliamo, e dopodiché facciamo appunto dei sollevamenti di polpacci in questo modo, fuori l'aria. E poi scendiamo bene 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 con i talloni fino a quando sentiamo bene bene il polpaccio che si tira. Mi raccomando, teniamo sempre un leggero flessione delle ginocchia. Eventualmente, se vogliamo fare con un po' di sovraccarico per dare quello stimolo in più, possiamo farlo uno alla volta, magari con l'altra mano tenere un peso. Perfetto, prima un polpaccio e poi l'altro polpaccio. 4 serie da 20 ripetizioni, secondo me sono l'ideale. E poi passiamo alla parte finale. Boom! Naturalmente, ragazzi, oggi l'attività aerobica la facciamo sul balcone, all'aria aperta, 15-20 minuti, come sempre il consiglio che arriva dal cuore, per la vostra attività cardiovascolare, per la vostra salute, per dimagrire, per qualsiasi sia il vostro obiettivo, 15-20 minuti sempre di attività aerobica. Ragazzi, e dopo una bella pedalata, Boso Alessandro vi saluta e vi dà appuntamento a domani, sempre qua, magari in un'altra location. Guarda, tutto freddo, Mangerò il piatto estivo. Ma... vi do appuntamento domani, ragazzi, nel frattempo vado di là. Ciao. Oh! Palestrato, maglietta con lo scollo e pantalone attillato. La tua ragazza mi scrive un messaggio privato. Rispondo, guarda baby quanto sono pompato. Piaciuto l'allenamento? Mi raccomando, ragazzi, restiamo a casa. E vi ricordo ancora una volta che se volete aiutare le strutture sanitarie di Cremona e provincia, potete farlo anche voi con una donazione all'associazione Uniti per la provincia di Cremona. Questo qua in basso è Libano, ragazzi. Non molliamo. Mai!